Eccoci qua, siamo ritornati dal mio amico Valli, i due tinti più pazzi, più pazzerelloni. Cosa fai con la carta di credito in bocca? Cosa stai facendo? È il mio vecchio biglietto da visita. Il vecchio biglietto da visita in che senso? Ti sto? Sì. Firmando la macchina al mio amico Tommy. Posso dire al mio amico Tommy? Che è il mio bambino, il bambino più piccolo che ho, quello che ha 8 anni e che è innamorato di questo gippone, di questo suo gippone. Cosa stai facendo? Gli hai fatto un regalo? Sì, gli ho fatto un regalo. Vai a prendermi una forbice, per favore. Cioè, ma tu ce l'hai il microfono? Sì, sei microfonato. Sono microfonato, sì. Pascal mica perde colpi. No, Pascal, se tu non avessi il microfono, avrebbe già sgrufugnato. Praticamente il bello di queste macchine è che veramente puoi arrivare a firmarle, no? A farle come... così, come ti passa. Tu hai fatto sempre, hai presentato sempre a Borghier delle versioni particolari, no? Con dei nomi... Sì, perché secondo me ogni allestimento lo puoi davvero personalizzare, se riesci col buon gusto a fare qualche cosa che stia bene, chiaramente. Ed è troppo bella la Jeep tua. Cioè, ok Renegade, ok la Red, ok Golden Eagle, perfetto, in un tema di restauro, ripristino da concorso, benissimo. Ma quando tu hai una macchina che fa simpatia a casa, come ho fatto con la JK Racer di Maura, cioè, che è mia moglie, mi piace quando invento allestimenti dare un nome che sia solamente suo, certo. No? Poi uno dice, ma perché? Lo fanno con le barche, non lo devo fare con le macchine. Viene un po' più difficile con le Kia, con quelle robe lì. Però viene un po' più difficile, è certo, un po' più complicato, però si può provare. Ci vogliono macchine dalla simpatia innata, ci vogliono macchine che nascono predisposte a... Anche perché comunque l'americana è una macchina che nasce firmata, no? Già alla base, spesso, no? Ce l'hanno insegnato loro, Ce l'hanno insegnato loro sia sulle macchine che sulle barche. Ogni barca ha un nome. Non c'è una barca che non abbia un nome, eppure magari l'hanno prodotta in 10.000 esemplari uguali, no? È vero. Per cui non... Hai perso un pezzo della... lo recuperi. Questo è un lavoro che io non potrei mai fare, cioè mi viene l'angoscia, non riuscivo a attaccare le figurine della Panini, per cui vedi te... Che poi dobbiamo andare dentro, e adesso non è che puoi fare un'ora a attaccare l'adesivo. Non importa, un secondo. Tommy lo finisci dopo, adesso andiamo, c'è una C4 con 10.000 chilometri, che arriva dall'America fresca fresca. E ho capito, però io ti devo firmare. Voce, dobbiamo firmare. Non è da mangiare l'adesivo. Tommy J. Quante ne hai fatte di macchine di queste robe qua? Da quando lavori? Non le conto più, mi sarebbe piaciuto contarle. Ma tipo? Non le conto più. Però l'era digitale ha dato veramente spazio a tutte queste cose. Quando tu sei attrezzato come il mio amico Marzio, che mi sopporta, e abbiamo fatto 10 tentativi per decorarti questa Jeep. Anche di notte. Ho scoperto che c'è un sito dove tu compri programma a pochi centesimi. E scarichi i font pagandoli. E scarichi il taglio per il plotter, no? E in questo caso abbiamo scaricato questo carattere bellissimo, tutto consumato. Sì, però è tutto pieno di puntini, è un casino da staccare. È un casino per quello, perché poi una volta attaccato non viene via più. Però non è facile rimuovere la carta dura su quello che ci è il nome. Ci vogliono 4 ore, Pasqua, non è che ci vuole tantissimo. No, abbiamo finito, abbiamo amici finito. Amici possono lui stare tranquilli. Lui è molto negativo, però abbiamo finito. Siamo già alla seconda. A me invece mi manderà a quel paese Marzio, perché lui è una vita che cerca di insegnarmi a fare questo lavoro, ma chiaramente questo lavoro è il suo e non è il mio. È lì che t'aspetta. Ma che carattere! Questo è bastardo vero da attaccare, ma che roba! Eh? È molto carino, mettigli il pezzettino. Adesso di lavoro, no, di adesso chiamo Marzio che viene a farti il lavoro fatto bene. Io ho voluto fartelo per far vedere a Tommy che gli abbiamo dedicato non solo la macchina ma anche un pezzo di Bob Gear. Però. Viene Marzio a fartela bene. Bella zio, andiamo dentro allora. Fammi J, eccola lì. Ma che bella, tutta aperta, tutta scabotta. Andiamo. Applauso a scena aperta, perché è arrivata questa chicca qui. Oggi c'è... tanto di quel colore che mi viene veramente voglia di saltare e di ballare. Pasqua, dammi tu i tempi, perché ci siamo persi via. Non so quanto abbiamo fatto, quanto dobbiamo ancora fare, ma ce lo direi tu. Io assorbo energia dai colori. Guarda, ma sì, anch'io mi stampo qua, guarda.
Dobbiamo fare alla svelta, perché tanto quella lì abbiamo capito che la stiamo montando. Vuoi vedere prima quella? Dai, così. Guarda, proprio un passaggio blocco, veloce, dai. Che chiudiamo, chiudiamo blocco, blocco con la moto e poi dedichiamo spazio alla. Questa è. Che anno è? 78 anniversario. 78 quindi anniversario. 25esimo anniversario Corvette. Restauro in primo grado. Livrea Gulf di nuova generazione. Quindi stiamo sfondando la barriera dei colori pastello originali. Ci siamo inventati questi colori fantastici. Fammi bello. Dire che sono bellissimi. È già pronta di telaio e di tutto. Abbiamo già montato i cerchi che saranno quelli definitivi, che sono Kragar 10 pollici con le gomme differenziate anteriori e posteriori. Che bello sto gommone qui. E, fuori. E non ho resistito questi colori, al punto che Pascal adesso mi manderà al diavolo, ma abbiamo fatto anche una moto che lei è già finita. Bella, bella. Eh? Questa qui, sì, io non è la caduta la mascella, no, prima. Io che non sono amante di queste moto, lo sai, da mille anni, te lo dico, questa mi piace di brutto. Questa mi piace di brutto. Poi combinata con la macchina è meravigliosa, quindi faremo un pacchetto. Vedo che mi hai ascoltato e hai fatto il cerchio bianco, vedo che hai ascoltato il vecchio Bob. T'ammazzo. Che bella che è. Senti, ma com'è da guidare una moto con una ruota, una gomma così, così grande dietro? Ascoltami, la V-Road è una moto col passo molto lungo, quindi già di suo è da dritto, è una moto molto veloce, è un motore che tira molto in alto, nonostante non gli manchi coppia, ti dà fastidio il compressore? No. Ok? È una moto amorevole, cioè chi dice che la V-Road non è un Harley deve litigare con me. È semplicemente una moto che ha cambiato un pochino di identità a ciò che è una nicchia Harley Davidson, no? Mm-hmm. Perché l'Harley ancora oggi è completamente nello spirito di sempre. Veloce. Posso salutare il mio amico Fabio mentre stiamo registrando, che è un nostro spettatore. Signor Fabio, mi scusi, ma stiamo registrando con il signor Valli, stiamo proprio registrando, però volevo salutarla. La saluta signor Fabio. Non, ciao Fabio. Non dico il cognome per non svelare chi è, ma è il nostro amico Fabio. Ciao Fabio, stiamo veramente registrando, siamo ciò che vedrai. Esatto, poi lui ci guarda e poi dice... Ha detto di divertirci signor Fabio. Grazie signor Fabio, saluta il signor Andrea e tutti gli altri. Buon lavoro, grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ci seguono sempre, non potevano rispondere. Che bella. Stavo dicendo che la V-Road è una moto col passo lungo, quindi da dritto, veloce, ok? Non è da misto stretto, non c'è da fare la serravalle a 300 all'ora. La ruota posteriore... Vieni zio, vieni qua. La ruota posteriore, che è troppo, come mi dici tu... È tanto grande. La fa diventare show bike, quindi sì. È vero che tecnicamente è troppo grande per una guida... mista, abbassata, però sta troppo bene e non distrugge la guida come la gente pensa. Okay. Perché comunque non stiamo mettendo una ruota larga così alla moto di Valentino, stiamo mettendo una moto così ad una moto che nasce per il turismo veloce, è una chopper cruiser e che sicuramente accetta. No, mi ripeti, la mia domanda è da ignorante, nel senso proprio del... In più, guarda... Etimologico del termine, guarda, colui che ignora. Attento, guarda, schiaccia questo bottoncino qua, schiaccialo. Tienilo. Ti regoli l'assetto come vuoi. No, si sta alzando. Tienilo. No, dai. Ok, questa qua è un assetto e sei a metà più o meno. Non c'è un livellatore, però, poi ti fai la memoria. È una roba pazzesca, bello. E diventa confortevolissima, ti stacchi dal problema di toccare il codino sulla ruota e hai un assetto variabile non solo come altezza, ma anche come durezza di ammortizzatori, perché più aria abbiamo dentro, più ha risposta. Oh, nulla di tecnico, non mi sto proiettando nel MotoGP dicendo che sono ammortizzatori da corsa, però in una moto come questa sicuramente fanno quella chicca in più. Che bello, che bello. Hai visto Pascal, la decorazione volevo farvi vedere, guardate che meraviglia. Ma vuoi mettere, star seduto? Thomas, chiamali pure. La porta della Corvette. La porta della Corvette. La porta. Guarda, stai seduto e ti vedi Official Gulf Motorcycle. L'ho chiesta prima, correte, una porta. È bellissimo. Sta urlando, ho detto io di urlare. Chiamalo, urla. Bella la paura. Senti, you want to talk about the price or no? Absolutely not. No talking sorry, about money. Man. No. You have to call me and, okay. And probably I tell you what's the price. Bene. Non ho un'idea, non so che cosa. Dobbiamo fare la publa? Publa? Va sì, bene. Stoppati che dopo... Ci vede diciamo la patacca. Publi, tra poco diciamo città, ok? Perché c'è publi, c'è sono attaccato. C'è una foto di 3 secondi che ti devo far fare. Fermati lì.